La Turris si conferma imbattuta 1-1 contro il Monopoli. Male, Cavese e Paganese sta giocando e perdendo a Teramo. La Casertana già sotto 2-0 dopo la prima mezz'ora. Domani chiude il derby tra Avellino e Juve Stabia. Eccoci, rieccoci a 0825 Focus Serie C. Subito gli ospiti di stasera. Saluto Annibale Discepolo. Ciao, buonasera a tutti. Luca Esposito. Buonasera. E il direttore sportivo della Cavese, Mario Aiello. Buonasera, direttore. Buonasera a tutti. Stasera daremo anche spazio al posticipo di Serie A tra Roma e Benevento all'Olimpico. I giallorossi del Sannio sono avanti 1-0 al 13° minuto per effetto del gol di Caprari al 5°. Ma naturalmente daremo costanti aggiornamenti sulla Casertana, ripeto, sotto 2-0 contro il Teramo al 33° minuto. Stanno giocando e pareggiando 0-0, sempre per il girone C di Serie C, Virtus Francavilla e Catania. Ma andiamo a vedere il resto dei risultati. Vi dicevo, Turris che si conferma imbattuta e in testa alla classifica, grazie anche al fatto che oggi il Bari ha riposato. Ternana Potenza 3-0, Vibonese Paganese 5-2, Cavese Viterbese 0-2. Cade anche oggi il Palermo contro il Bisceglie 2-1, seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Foggia per il Bisceglie di Giovanni Bucaro. Catanzaro Foggia 2-1, segna ancora il signor C, Felice Evacuo. Turris Monopoli 1-1, i gol di Pandolfi e Arlotti. Virtus Francavilla Catania e Teramo Casertana, come detto, stanno giocando, partite in corso. Domani alle 21 chiude al Partenio Avellino Juve Stabia. Direi di fare una prima considerazione sul quadro complessivo dei risultati con tutti e tre. Annibale, parto da te. Sì, beh, sicuramente devo dire che il risultato che lascia un po' perplessi, ma direi poi non tanto, visto come stava procedendo il Bisceglie di Giovanni Bucaro, che batte un Palermo non straripante, lo abbiamo visto, contro un Avellino che vale e che speriamo varrà anche domani sera. E stavo dicendo, la curiosità, Luca, è che un palermitano, Giovanni Bucaro, stende la squadra della sua città. Detto questo, ci dispiace per la Cavese che, insomma, incassa l'ennesima sconfitta, mentre devo dire che la Ternana si dimostra squadra solida battendo il Potenza. La Paganese purtroppo naufraga anch'essa, e questo Catanzaro che gioca, convince e vince, che batte il Foggia, e la Turris che ormai non è più una sorpresa e credo che sia una rivelazione, un dato di fatto di questo campionato, come pure lo è il Teramo che sta purtroppo per la Casertana dando due gol ai falchetti. Sì. Prima di coinvolgere il direttore e Luca Esposito, vediamo anche la classifica, come sempre molto relativa perché ci sono squadre che devono recuperare anche diverse partite. Bari e Turris 10, entrambi hanno una partita da recuperare. Ternana 9, Vibonese 8, Teramo e Catanzaro 7, Avellino, Bisceglie, Juve Stabia 6, Avellino addirittura con 3 partite da recuperare, Monopoli 4 con la Viterbese e il Potenza, Catania e Foggia a 3 punti, la Casertana 2 con la Paganese, Virtus Francavilla, Cavese e Palermo 1 punto. Detto questo, se il Teramo stasera dovesse vincere contro la Casertana, raggiungerebbe in testa Bari e Turris. Direttore, un avvio di campionato piuttosto difficile per la Cavese, siete un po' lì in fondo alla classifica con appena un punto, è tornato Modica, è vero che è un progetto che richiede tempo, c'è stata una rivoluzione anche negli uomini, ma le chiedo, al netto insomma della sconfitta di oggi pesante, ho visto un po' le immagini della partita, c'è anche un clima di contestazione che non aiuta. Vi aspettavate un inizio di campionato così difficile, così in salita? Ma diciamo che ci aspettavamo sicuramente di trovare delle difficoltà iniziali perché, come hai detto tu, facendo tra virgolette una rivoluzione tecnica, no? Prendendo tanti giocatori, ringiovanendo ulteriormente la rosa e con tutte le difficoltà che ci sono state nella partenza del ritiro, ricordo che abbiamo avuto un caso Covid che ci ha fatto ripartire dopo 15 giorni, io ti dico che
Sicuramente i risultati che abbiamo avuto non sono stati buoni. Diciamo oggi c'è stato un piccolo passo indietro rispetto alle ultime due prestazioni, perché comunque col Bari avevamo dato i segnali di ripresa, avevamo fatto un'ottima prestazione, poi perdemmo al 90esimo, e con la Paganese, dove poi fra l'altro abbiamo giocato in 10 quasi tutta la partita, anche se non è stata una prestazione sotto il profilo tecnico importante, avevamo dato una bella risposta sotto il profilo caratteriale. Oggi sicuramente è stato fatto un passo indietro, aver preso gol nei primi minuti ci ha messo in difficoltà. Fra l'altro abbiamo un campo davvero difficile da giocare, noi che siamo una squadra che almeno nell'idea ha delle idee propositive, facevamo fatica a sviluppare la manovra e niente, quindi loro si sono arroccati dietro e in pratica non siamo riusciti a sfondare il muro della Viterbese. Sì, dopo vediamo le immagini, partita segnata in avvio dal gol di Tuncarà, poi il raddoppio dell'ex Salernitana Rossi. Tanto nervosismo, c'è stata anche l'espulsione per doppia ammonizione di Russotto. Intanto però vi devo dire che la Casertana ha segnalato due casi Covid, uno nella giornata di ieri e poi a seguito di quel caso sono stati fatti anche gli altri tamponi prima della partita di stasera contro il Teramo. È emerso un altro caso positivo, leggo qui la nota, tutti i tamponi sono risultati negativi eccetto uno ritenuto inconclusivo e che dunque necessita di ulteriore approfondimento clinico. In via precauzionale il membro del gruppo squadra è stato posto in isolamento fiduciario, nelle prossime ore si sottoporrà a un nuovo tampone così come previsto dal protocollo. Luca, però male, diciamo, Paganese e Cavese, da rivedere anche la Paganese, insomma, prendere 5 gol a Vibo, tra l'altro ancora con grosse difficoltà difensive del portiere Fasan. La Turris nel finale contro il Monopoli ha rischiato molto, ci sono stati due episodi molto dubbi, due possibili calci di rigore per i pugliesi, anche se nel primo tempo i corallini le loro occasioni le avevano avute. Sì, per quanto riguarda la Cavese sono d'accordo con il direttore, ha detto tutto giusto, un passo indietro rispetto alle prestazioni convincenti contro il Bari e contro la Paganese. Oggi davvero una squadra inguardabile ha avuto questo, come ha detto il direttore, questo gol che ha tagliato un po' le gambe, no? La formazione giovane, perché bisogna dire questo, che la Cavese addirittura schierava 4-2000 in campo, quindi è chiaro, quando poi c'è tanti ragazzi giovani può esserci questa sconfitta, anche se ripeto a causarla non è stato Andel Giono ma anzi De Franco, il difensore centrale, che da lui si aspetta qualcosa in più, no? Sì. No che non sbagli, però voglio dire, lui dovrebbe essere il suo errore ha provocato il secondo gol. Poi quanto riguarda invece la Paganese, chiaramente 10 gol in 5 partite, anche se ha giocato 5 partite, però 10 gol subite sono tanti, bisogna qui correggere qualcosa. Quest'anno è un campionato, l'ho detto anche prima al direttore, è un campionato difficilissimo, il Girone C è un campionato davvero molto equilibrato, e quindi non ci sono più le squadre materasse, no? Le squadre che tu riesci a vincere facilmente, è un campionato che è appunto equilibrato e dove tutto può succedere. La Paganese deve cambiare rotta, deve cambiare marcia, non è il campionato anche la Cavese, lo dico, alla Casertana, le campane. Mentre quanto riguarda la Juve Stabia, vedremo domani sera contro l'Avellino se diciamo confermerà quanto buono sta facendo fino adesso, mentre ha detto prima la Turris è la piacevole sorpresa delle squadre, una neofita in Serie C, ha cambiato poco, abbiamo detto, ha preso uomini giusto al punto giusto, una squadra di esperti dove, ripeto, un allenatore che, ripeto, si riaffaccia in Serie C dopo aver guidato l'Arzanese negli anni precedenti, quindi sicuramente è una piacevole sorpresa, però bisogna stare sempre con i piedi per terra perché il campionato di Serie C è lungo, estenuante e si decide, come ha detto, sentivo oggi la dichiarazione del mister dell'Avellino alle ultime mesi di marzo, diciamo, marzo-aprile. Un attimo, scusami Annibale, perché abbiamo un tifoso al telefono, ricordo anche il numero per intervenire, 800 919 002, numero verde assolutamente gratuito. Buonasera, con chi parliamo? Ciao Angelo, buonasera, sono Marco, un saluto a tutti. Ciao Marco. Allora, domani ci aspetta una partita ostica, secondo me, perché comunque sembra un derby. Comunque l'Avellino farà la sua partita, infatti come diceva l'ospite di studio dobbiamo restare umili e volare basso, perché non ci dobbiamo far prendere da facili entusiasmi, perché quest'anno veramente il campionato di Serie C è molto equilibrato, vedendo anche il Bisceglie che ha vinto oggi col Palermo ti dà la dimostrazione che è ricca di sorprese, pure la Turris
sta andando bene, quindi restiamo calmi e non prendiamo la Juve Stabia sotto gamba, perché può essere una partita con molti insidi, però sono sicuro che l'Avellino porterà 3 punti a casa. Ciao e forza lupi. Grazie Marco, continua a seguirci. Ricordo anche gli amici della Casearia Caudina a Campizzi di Rotondi, il punto vendita. Annibale, cosa volevi dire? No, collegandomi a quello che dicevi poc'anzi tu a proposito della Casertana, no? Sì. per i casi COVID. E tra l'altro ce n'è uno anche nella Juve Stabia, A parte questo, è di qualche ora fa una dichiarazione del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, che a proposito di questa possibilità di sospendere anche il campionato dilettanti si appellava alle istituzioni, alla comunità scientifica, rimarcando che ci sono in questo campionato, ma non solo in quello calcistico, anche in altre attività sportive, c'è il massimo rispetto di tutte le norme di sicurezza e che quindi un eventuale stop di queste discipline inciderebbe sicuramente, oltre che in una problematica di carattere economico per gli sforzi che sappiamo tutti fanno in questo contesto, probabilmente anche senza aiuti dall'alto, ma soprattutto insomma sarebbe una considerazione da fare a proposito di un impatto sociale che di certo non farebbe bene al calcio. Eh sì, doverosa errata corrige, Campizze di Rotondi, il punto vendita appunto della Casearia Caudina. Vi dicevo del caso Covid nella Juve Stabia, il club comunica che l'ultima serie di tamponi ai quali si è sottoposto il gruppo squadra ha evidenziato una positività al Covid-19, il tesserato leggermente sintomatico era in isolamento fiduciario già da 2 giorni, secondo le disposizioni vigenti, e la Juve Stabia si è subito attivata per il rispetto di ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale. Direttore, la situazione sta diventando oggettivamente difficile, il calcio va avanti anche per provare a dare un segnale, ma quanto è complicato portare avanti un progetto tecnico con tutte queste difficoltà legate al Covid? Sicuramente incide tanto nell'umore di tutti questo tipo di problematica che ci sta, che poi è un problema di livello di caratura mondiale, voglio dire. Hai sempre quella sensazione che di vivere precarietà, alla giornata, di precarietà, di vivere alla giornata e non sapere se la prossima partita puoi giocarla. Io mi auguro che, insomma, attraverso tutti gli interventi che stanno facendo, questa problematica possa sempre più essere contenuta e si possa tornare alla normalità per tutti quanti. Io voglio dire una cosa velocissima, mi aggrego e condivido quello che diceva il direttore. Speriamo che questa paura, che poi nei fatti non è paura ma è un dato di fatto inconfutabile, non porti, dovrebbe portare, diciamo, le società ad avere un maggior controllo sui tesserati. Non voglio parlare di un finto lockdown e quindi di avere tutti sotto controllo, ma credo che i ritiri e anche qualcos'altro in settimana dovrebbero essere più allungati, insomma una vita privata che è giustissima in un contesto democratico, ma in una fase come questa molto molto delicata potrebbe essere un maggiore isolamento dei gruppi squadra. Assolutamente, assolutamente, credo di sì. I giocatori ti ammazzano, ma io lo dico nel loro interesse. Eh sì, molti hanno figli, famiglie, e ho capito, ma fanno i professionisti. Cioè una situazione del genere così grave, credo che non è ma che poi così grave fino a un certo punto, perché io penso che non avrebbero aperto gli stadi. Oggi a Cava, fortunatamente ero lì, c'erano circa 500-600 persone che hanno assistito alla gara, quindi c'è un po' di ottimismo. Guardiamo in positivo. Sì, sono d'accordo, ma una cosa sono gli spazi sulle gradinate, un'altra il contatto fisico delle partite. Ronaldo, ma tu mi devi spiegare perché Chievo, scusami, Genova, Napoli, tutte le penso che tutti hanno fatto i tamponi là, no? Prima di scendere in campo, come non capisco poi perché poi sono stati contagiati. Cioè, se fanno i tamponi, se stanno bene, come mai si sono contagiati? Già, questo dovrebbe spiegarci la comunità scientifica, che io penso che c'è una contraddizione. Il Genoa prima della partita del Napoli aveva sostenuto solo un ciclo di tamponi, il secondo è stato fatto poi successivamente e lì sono venuti fuori la stragrande maggioranza dei positivi. Ma comunque torniamo alla Serie C. Il servizio di presentazione a cura di Marco Festa di Avellino Juve Stabia, il Monday Night di domani sera. Marco Festa nel servizio ci ricorda anche l'ultimo precedente in Serie B tra le due squadre,
datato 2013, novembre 2013, con entrambe che erano appunto in Serie B, e sulla panchina della Juve Stabia c'era un signore che oggi ad Avellino conoscono molto bene. Vediamo il servizio. L'ultima volta al Partenio Lombardi, lunedì 17 novembre 2013. Calcio, d'inizio alle 21. Finì 2-1 per l'Avellino di Massimo Rastelli, che piegò la Juve Stabia di un certo Piero Braia, con i gol di Schiavon e Castaldo, prima della rete del 2-1, siglata da Suciu. Campionato di Serie B, i biancoverdi momentaneamente al comando della classifica. 7 anni più tardi, sempre di lunedì, sempre alle 21, sarà di nuovo derby in Irpinia, tra Lupi e Vespe, ora nel girone C di Serie C. Braia lo vivrà dall'altra parte della barricata, giocando la sua personale partita a scacchi con Padalino. Le emozioni non mancheranno, mancherà invece il pubblico, che ha sempre garantito un sapore speciale a questa sfida. Ma tant'è, la parola sta per passare al rettangolo di gioco. L'Avellino dovrebbe schierarsi con 9 undicesimi confermati in blocco rispetto a quelli opposti domenica scorsa al Barbera, al Palermo. Il solo Enrico resta indisponibile. Nello starting 11, disegnato con il 3-5-2, forte tra i pali, Luigi Silvestri, Miceli e Rocchi in difesa, per provare a mantenere la porta inviolata per la terza gara di fila e creare i presupposti per la conquista del terzo risultato utile consecutivo, meglio ancora se dovesse coincidere con una vittoria. L'ex Ciancio, Aloy, De Francesco, D'Angelo e lo stabiese Doc Tito, prima novità di formazione a centrocampo. Maniero, subentrato a gara in corso in Sicilia, e Fella in attacco. La Juve Stabia, finora protagonista di un'altalena di risultati senza mezze misure, punta a trovare continuità attraverso la fiducia piena negli interpreti anti-Virtus Francavilla. Modulo 4-3-1-2, Tomei in porta, Garattoni, Tröst, Allievi e Rizzo a comporre il pacchetto arretrato. Scacca Barozzi, Berardocco e Mastalli in mediana, Fantacci a supporto di Romero e Cernigoi. Squarciare il silenzio che fa rumore con il boato di un'esultanza. Avellino e Juve Stabia sono pronte a darsi battaglia in attesa di poter riabbracciare la propria gente. E allora, Avellino-Juve Stabia, domani sera, ore 21 al Partenio. Annibale, che partita ti aspetti? Mi aspetto la partita che presenterà sicuramente qualsiasi derby, cioè una partita che si giocherà alla morte, ovviamente sportivamente parlando, con una serie di amarcord incrociati. Se pensiamo che Braglia e Di Somma sono stati rispettivamente il tecnico e il direttore sportivo che nel 2011, non voglio sbagliare, portarono la Juve Stabia in Serie B, considerando che Salvatore Di Somma è di Castellammare di Stabia, ma io dico che ha due cuori, uno è lì e un altro è qui, è bianco-verde, quindi credo che sarà una partita scoppiettante. Sicuramente sarà, ci auguriamo di vedere un ottimo calcio spumeggiante, ovviamente in chiave di più, in chiave avellinese. Credo che anche poi tatticamente, per quello che ci sottoponeva Marco Festa negli assetti tattici delle squadre, si potrà vedere una partita molto molto interessante. Devo dire che mi piace molto ovviamente il turnover che aveva anche anticipato ieri Braglia in conferenza stampa, nel senso aveva fatto capire che c'era l'ipotesi e lo stiamo vedendo, a meno che quello che dice Marco non sia vero, di recuperare un ottimo Maniero che ha giocato molto bene a Palermo, affiancarlo a Fella, quindi credo che ci sarà molto da lavorare per il 4 arretrato della difesa stabiese. Juve Stabia, Luca, che comunque arriverà al Partenio consapevole dei propri mezzi e soprattutto con questa coppia d'attacco Cernigoi-Romero, che può spaventare una difesa comunque importante, coriacea, come si è dimostrata finora quella dell'Avellino, è ancora imbattuta, eh? Sì, sicuramente una bella partita, è un derby, poi il tecnico Braglia gioca contro la sua ex squadra, sicuramente è una partita dove vince chi ha più fame, ecco, diciamo così. Ma penso che l'abbiano entrambe in questo momento. Sì, però l'Avellino deve stare attento, perché quando gioca in casa
tendi a sbilanciarti e quindi bisogna stare attenti ai contropiedi della Juve Stabio, che è micidiale, quindi deve fare una partita, non dico attendista, ma deve essere controllare bene la difesa, deve stare attento perché ci sono, ripeto, questo Cernigoi che non è un giocatore straripante, però è uno che è un cecchino, sottoporta a un bel tiro dalla distanza, quindi bisogna stare, io sarei molto attento a questo giocatore. Poi anche lo stesso Romero, che comunque ha segnato mi sembra due gol, no? Le ultime due partite, e quindi è un attaccante sicuramente da tenere ad occhio. Direttore, Avellino e Juve Stabia sono loro davvero le due campane che possono fare anche rispetto alle altre un campionato di vertice? Dove le collochi? Vabbè, sicuramente sulla carta hanno allestito due rose importanti, voglio dire, sia l'Avellino che la Juve Stabia. Secondo me si collocano subito a ridosso come valore di giocatori, subito indietro rispetto a quelle che sono le corazzate tipo, insomma, Bari e Ternana. L'Avellino penso che, oltre ad essere una buona squadra, ha un allenatore, un direttore esperto, che hanno già fatto campionati di vertice, per cui potrebbe usufruire di questa loro esperienza per provare a fare, diciamo, un campionato importante fino alla fine. La Juve Stabia ha rinnovato molto, perché chiaramente scendendo di categoria molti pezzi forti sono andati via. Ha comunque allestito una squadra, diciamo, importante, per cui secondo me sarà veramente una bella partita. Non c'era Mastalli nel probabile 11 ipotizzato da Marco Festa, secondo te sarà una mossa poi, diciamo, un po' a sorpresa di Padalino, Luca? C'era Mastalli. Attenzione, riproponiamo una, no, era nel servizio. Pardon, allora chiedo venia ai telespettatori e a Marco Festa. Era nel 4-3-1-2, giusto, è vero, era il terzo dei tre di centrocampo. Però comunque la domanda te la lascio. Mastalli, un giocatore che è voluto rimanere fortemente a Castellammare di Stabia, eccola, perfetto, cioè eccolo lì, con Fantacci dietro poi Cernigoi e Romero, perfetto, chiedo ancora una volta venia. Mastalli è voluto rimanere fortemente a Castellammare, Luca, un giocatore simbolo, un giocatore da cui la Juve Stabia deve ripartire, anche di grande qualità tecnica, no? Sì, Mastalli è un giocatore che noi che ha voluto rimaniamo a Castellammare, aveva tre anni di contratto e quindi chiaramente ha potuto fare poco, anzi voleva forse una Serie B, cercava la Serie B, però ripeto, a Serie C per Serie C non ha fatto storie, quindi è rimasto a Castellammare. Sì, sicuramente è un giocatore duttile, lo puoi mettere un po' ovunque, no? Direttore, lo puoi spaziare ovunque, dalla cintola in giù, qui dal centrocampo in su, quindi sicuramente è un giocatore che dà tanta qualità alla squadra. Giocatore esperto, ha vinto già un campionato di Serie C con la Juve Stabia quando c'era in panchina Fabio Caserta, quindi sicuramente bisogna stare attenti anche a questo ragazzo, che comunque è dotato di una tecnica davvero di categoria superiore. Allora, ha pareggiato la Roma al 35esimo minuto, siamo adesso al 35esimo minuto, ma la Roma ha pareggiato al 31esimo con Pedro, e quindi 1-1 all'Olimpico tra Roma e Benevento. Invece in Serie C, sono all'intervallo Teramo Casertana 2-0, vi dico anche i marcatori: Iotti al terzo e Ilari al 21esimo per il Teramo, mentre il Catania vince fuori casa contro la Virtus Francavilla, ha realizzato su calcio di rigore al 44esimo minuto il gol del vantaggio etneo Sarao, quindi 2-0 Teramo sulla Casertana, 1-0 Catania sulla Virtus Francavilla. Adesso ci andiamo a sentire la presentazione della partita di Braglia e Padalino. Braglia coglie anche un po' l'occasione per ritornare su quello che aveva detto dopo la partita di Palermo, come ha anticipato anche Luca prima: rimaniamo umili, questi sono campionati che si vincono tra marzo e aprile. Ascoltiamo prima Braglia. Finora sono molto contento di quello che mi stanno dando i ragazzi, l'ho già detto più volte, devono essere bravi a capire anche il momento. Noi dobbiamo essere umili, noi dobbiamo lavorare, l'ho detto anche finita la partita di Palermo, qui è inutile iniziare a crearsi degli obiettivi alla seconda giornata di campionato, non funziona così. Campionati li vinci da marzo a aprile, se sei lì te la giochi, se sei staccato inizi a pensare di fare playoff, se sei sotto playoff pensa a guardarti alle spalle, perché sennò ti tirano il gruppone che poi deve retrocedere. Perciò noi non dobbiamo parlare, noi dobbiamo far parlare il campo, lavorare, stare zitti. Io vedo che tutti parlano sempre dell'Avellino, no? Ma è un giochino che si sa da una vita. Parlano di noi per tenersi al riparo gli altri.
Io dico che c'è 7-8 squadre che sono di pari valore a noi. Ce la giocheremo, quello è poco ma sicuro. Noi siamo un gruppo che secondo me siamo bravi a vendere cara la pelle, che poi è quello che mi interessa a me. I conti li facciamo alla fine. Un gruppo bravo a vendere cara la pelle, più strettamente poi sulla presentazione della partita ha detto la Juve Stabia è una squadra tosta, ma noi siamo pronti, siamo carichi. 7-8 squadre di pari livello o superiori a noi, le parole di Braglia, direttore, esagera, è diplomazia, è pretattica, è un po' nascondersi, tra virgolette, uso io questo termine, o è effettivamente così? No, io penso che l'Avellino si colloca fra le prime della classe, ti ripeto, come organico probabilmente ci sono Bari e Ternana che secondo me hanno sulla carta qualcosina in più, però per il resto secondo me si colloca allo stesso livello delle altre società che ambiscono arrivare in una posizione alta di playoff e ripeto, facendo leva sulla loro esperienza sicuramente potrebbero trovare una quadra per andare oltre le aspettative. C'è Ranzaro forse l'altra squadra ha qualcosa in più a centrocampo rispetto alla Avellino, mi piace molto il centrocampo dell'Avellino. Secondo me hanno fatto una buona... Annibale, c'è anche da capirlo Braglia, perché ecco, gli altri parlano tanto dell'Avellino, conoscendo, avendo subito capito l'ambiente, la piazza, c'è il rischio di un'eccessiva euforia nell'ambiente, no? Assolutamente sì, e lui, come dicevi tu, rimarcava che quello che è importante fare è rimanere con i piedi per terra, pedalare, ovviamente la pelle del lupo non la si può vendere se non hai ucciso il lupo, ma questo lo diciamo per scaramanzia, però lui anche un'altra cosa diceva molto importante ieri, soprattutto da applicare in un derby, ci vuole pazienza e soprattutto applicazione e mentalità, perché è la mentalità che fa la differenza. Penso ad una stavo vedendo prima di venire in TV la partita tra Udinese e Parma, era passato in vantaggio, è passata in l'Udinese ha agguantato il momentaneo vantaggio, poi pareggiato dai parmensi, alla fine poi vinto nel finale dall'Udinese, aspettando, era un'azione di gestione di palla molto molto lenta, appena si è aperto uno spazio è partito un calciatore e l'Udinese è andata in gol. Quindi credo che l'Avellino dovrà fare una partita attendista, ovviamente. Quello che diceva un po' Luca prima. Esattamente. E va bene, andiamoci ad ascoltare anche la presentazione della partita sul fronte Juve Stabia, Pasquale Padalino, le sue parole. Il mio desiderio è quello di respirare sempre, giornalmente, positività al di là del risultato, ma soprattutto per quello che abbiamo iniziato a fare e che vorremmo proseguire nella nostra programmazione. Ovviamente stiamo parlando di due momenti diversi nella storia della Juve Stabia, con due allenatori diversi. Braglia ovviamente ha fatto la sua strada, è un allenatore, diciamo, ormai si può definire forse per questa categoria anche, diciamo, un lusso, perché comunque spesso ha fatto la Serie B, e quindi voglio dire, da parte mia c'è l'ambizione di portare questi ragazzi ad un livello tale da potersi considerare in grado di percorrere una strada che ci consenta di toglierci delle soddisfazioni. Insomma, Luca, Padalino capisce subito l'importanza, la caratura della partita, siamo una squadra che deve crescere e la mia ambizione è quella di portare questi ragazzi ad un livello da potersi giocare alla pari queste partite. Sì, io un appunto faccio a Padalino, anzi al mercato della Juve Stabia in difesa. Purtroppo mi dispiace, Allievi è iniziato male quest'anno l'avventura con la Juve Stabia, proprio perché lui non voleva rimanere a Castellammare, voleva avvicinarsi a casa. Quindi lo stesso Trossa facendo errori sui errori. Quindi ecco, l'Avellino può approfittarne di questo sbandamento, perché ripeto, una difesa che fa errori clamorosi, lo stesso ricordiamo l'errore di Allievi contro i Monopoli, sì. E quindi sicuramente bisogna anche diciamo giocatori non ancora calati nella dimensione dico l'Avellino, della Serie C. No, l'Avellino deve giocare su questo, deve insistere su queste falle, scardinare su queste falle della Juve Stabia. Sì, ci torniamo dopo, sì. Su Avellino Juve Stabia anche con il pronostico dei tifosi. Andiamo però a vedere i gol prima della pubblicità di Turris Monopoli. 1-1.
partita giocata alle 17.30 al Liguori e, come dicevo, Turris che si è fatta forse preferire nel primo tempo ma che nel secondo ha rischiato grosso. Qui la prima chance è proprio per il Monopoli. Ottimo l'intervento del portiere Abagnale della Turris. Questa è la grande chance intorno alla mezz'ora capitata sui piedi di Romano, che davvero poteva sbloccare già nella prima frazione la partita. Nulla da fare, ma qui davvero insomma l'occasione è stata ghiottissima. Con le immagini siamo al secondo tempo. Al 50° minuto, da una rimessa laterale in favore del Monopoli, arriva questo rinvio lungo che innesca Pandolfi, molto intelligente in controtempo, a sorprendere il portiere del Monopoli, Pozzer, per l'1-0. Corallino al 50° minuto, 4-3-1-2 per la Turris. Abagnale esempio, Rainone, Di Nunzio, Loreto, Fabiano, Signorelli, Franco, Romano, dietro Giannone e Pandolfi. Dall'altra parte il Monopoli, che poi insomma reagisce con veemenza e prepotenza. Qui un salvataggio sulla linea, Monopoli che ha risposto col 3-5-2, Pozzer, Sales, Arena, Nicoletti, Zambataro, Piccini, Giorno, Vassallo, Ghibré, Starita, Santoro. E poi qui il primo episodio dubbio in area di rigore della Turris, con le proteste veementi che costringono anche il direttore di gara al cartellino giallo. Ma poi più avanti c'è anche un secondo episodio, secondo me ancora più netto. Anche qui probabilmente già c'erano gli estremi. Luca dice di no, forse ha un po' accentuato la caduta, però forse un'ancata da dietro era arrivata. Questo è il momento dell'ingresso in campo di Arlotti, che di lì a poco è protagonista del gol del pareggio. Non rinvia bene la difesa della Turris e Arlotti è bravo a ribadire in porta per l'1-1 al minuto 80. Nel finale gioca quasi solo il Monopoli, che si divora altre due occasioni da gol con Paolucci. Intanto questa è la riproposizione dell'1-1 di Arlotti. Vi dicevo, il Monopoli che si divora due occasioni per portare a casa l'intera posta in palio. Guardate Paolucci come spara alto a pochissima distanza da Abagnale. Poi arriva, siamo sempre nei minuti finali, l'episodio, altro episodio dubbio in area di rigore della Turris. Qui io non so francamente come si fa a non dare un calcio di rigore come questo. Vabbè, comunque l'arbitro ha visto diversamente. Ancora proteste dei giocatori del Monopoli, ma questo davvero è un episodio clamoroso secondo me. Il pallone mi sembra non lo tocchi minimamente, prende solo l'uomo, tant'è l'arbitro ha deciso così. Proteste dalla panchina del Monopoli, anche viene allontanato qualcuno dalla panchina, e questa è l'altra chance, sempre sotto misura, di Paolucci, gettata alle ortiche. Insomma, andiamo in pubblicità, giusto però 30 secondi, Luca. Turris bene nel primo tempo, ha rischiato grosso nel finale. Sì, ha rischiato tantissimo, una squadra che comunque pensava di aver già vinto, ha avuto il pareggio forse ha tagliato un po' le gambe alla Turris, che pensava che aveva già vinto la partita. E poi gli orrori degli arbitri, oggi anche a Cavalli Tirreni, davvero l'assistente, l'arbitro, sono davvero... Oggi stava proprio l'organo tecnico della Serie C, Maurizio Ciambi, grande amico mio, ha detto gli arbitri vanno costruiti perché davvero sono un disastro, Va bene, te lo faccio dire dopo direttamente a Luca Giannone, che avremo in collegamento Skype, perché dobbiamo andare in pubblicità. Al 45esimo la Roma è avanti 2-1 contro il Benevento, al 36esimo Dzeko, quindi l'1-2 in 5 minuti di Pedro e Dzeko per il sorpasso Roma. A tra poco con la seconda parte di 0825 Focus C. Rieccoci, seconda parte di 0825 Focus C. Sono riprese le partite a Teramo, Teramo-Casertana 2-0 al 52esimo e Virtus-Francavilla-Catania 0-1 al 49esimo. Abbiamo in collegamento Skype l'attaccante della Turris, Luca Giannone. Buonasera Luca. Buonasera a voi. Buonasera. In studio Annibale Discepolo, Luca Esposito e il direttore sportivo della Cavese, Mario Aiello. E allora Luca... Buonasera a tutti. Partiamo dalla partita di oggi. Ho detto in sede di commento, buon primo tempo, avete avuto anche una chance clamorosa con Romano. Secondo tempo in cui avete sofferto molto, ci sono stati due episodi arbitrali molto contestati dal Monopoli, che dopo il pareggio ha sfiorato anche la vittoria nel finale, ma comunque vi confermate imbattuti e siete in testa alla classifica, aspettando anche il Teramo. E insomma, un inizio così non ve l'aspettavate certo. No, sicuramente no.
però partita dopo partita abbiamo acquisito un po' di fiducia in più, quindi vogliamo continuare su questa linea. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, abbiamo giocato bene il primo tempo, il secondo tempo ci siamo abbassati un po' e abbiamo concesso campo agli avversari, che il Monopoli comunque è una squadra forte, un allenatore preparatissimo, quindi ci stava, quindi ci portiamo a casa questo punto che è importante ancora per il nostro cammino. Ti riconosciamo grande onestà intellettuale, ma come hai visto quei due episodi in area di rigore della Tursi? Il secondo qui in studio ci è sembrato un rigore nettissimo. Non è d'accordo Annibale, tu come l'hai vista, Luca? No, il secondo è nettissimo. Sul secondo, scusatemi, visto... Aspetta, sentiamo prima Luca. Sentiamo. Dal campo forse uno dei due c'era, più il secondo, quello sì. Ok. Voglio, quindi gli arbitri hanno sbagliato, ci può stare, dai. Senti, tra l'altro avete ancora da recuperare la partita dell'esordio contro l'Avellino fermata dalla pioggia, ma questa Turris è un po' come... Intanto Aldo Fenizia ci ripropone l'episodio del secondo calcio di rigore richiesto dal Monopoli. Questa Turris è un po' come il Milan di Pioli e Luca Giannone è un po' l'Ibrahimovic di Torre del Greco? È un paragone troppo grande, cioè non c'era. Vabbè, comunque... È una squadra che è giovane, dove sono stati messi in questa squadra giocatori che di esperienza, dove cerchiamo di dare una mano ai più giovani e si è amalgamato bene questa situazione, quindi continueremo a dare sempre tutto quello che possiamo per cercare di raggiungere quanto prima la salvezza. Ci piace fare paragoni che possono sembrare irriverenti, però insomma è anche bello trovare dei paralleli tra la Serie A e le categorie minori, diciamo così, cosiddette minori. Annibale Discepolo, per te Luca. Beh, innanzitutto complimenti. Grazie. Perché devo dire i paragoni possono essere anche esagerati, però devo dire che da parte vostra a diventare subito protagonisti da esordienti in un campionato che sicuramente è diverso da quello dal quale provenite, ma che secondo me invece per voi è una chance, potendo sfruttare una struttura, un impianto di gioco che già possedete, quindi dei meccanismi che sono abbastanza oleati e che ovviamente vanno perfezionati nel campionato che state disputando, ma con grandissimo impegno, devo dire, ottimi risultati, perché oggi se aveste vinto avevate iniziato una mini fuga, quindi veramente complimenti. Però voglio dire una cosa, magari mi calamiterò le ire di tutti in studio e in televisione, sul secondo episodio del rigore, che televisivamente sembra ineccepibile, io però vorrei vedere la ripresa da dietro per vedere se tocca il quello pallone, quello forse è l'unico dubbio, sì. Però insomma voglio dire, non ha toccato, quindi comunque anche sul giocatore Giannone, complimenti. Grazie diciamo che ha preso un po' di tutto, dai, in questo intervento. Però scusami Luca, c'è il 5 che impalla un po' l'inquadratura, però da come va il pallone non mi sembra che ci sia il tocco, non lo so, a me sembra che tocchi solo l'uomo. Comunque ti faccio scambiare due chiacchiere anche con il direttore Aiello, Luca. Buonasera direttore. Ciao Luca, ciao. No, gli faccio solo i complimenti, lui è uno di quei giocatori che ha talento, che fa la differenza nella categoria e che se ha continuità secondo me... può davvero divertirsi, ha già inciso con due suoi gol, ha dato 6 punti alla squadra, voglio dire, insomma gli auguro di fare bene perché lo merita. Aspetta, sentiamo Luca. Ringrazio il direttore per le belle parole che ha detto. Ma ti ha mai trattato? Lo conosco personalmente. Ti ha mai trattato il direttore Aiello, Luca? Sì, quest'estate. Vedi, ti voleva portare a cava? Sì, lo so. Non c'è stata occasione, però mi ha fatto piacere che
che voleva portarmi lì. Io. E di Palato Fini, il direttore sportivo, che tra l'altro voleva, che poi me lo dirà, voleva anche Felincerto e Felice Vaco, è stato contattato anche Vaco, che poi mi dirà se è vero o no. Comunque, al di là di questo, io ti faccio i complimenti perché stai facendo un grande campionato con la Turris. Tra l'altro, aspettando ancora Fabio Longo, no? Giocatore che prima volta... Che oggi ha debuttato, proprio al posto di Giannone è entrato, sì sì. Ah, quindi è entrato perché so che aveva avuto dei problemi fisici. C'è l'altro giocatore che lo scorso anno, non mi ricordo qual è, che ha fatto tanti gol, il siciliano, non mi ricordo come si chiama. È un altro giocatore che secondo me può darvi una grossa, grossa mano. Alma, bravo, può darvi una grossa mano. Com'è la situazione di Alma? Perché secondo me è un giocatore che davvero può dare tanto a sta squadra. Sì, innanzitutto Luca ti ringrazio per le parole che hai detto. Comunque sì, è un giocatore che sta riprendendo, ha avuto un grave infortunio in estate. Piano piano sta iniziando con noi, è ancora un po' indietro fisicamente, però si vede che è un giocatore di qualità. Poi Fabio Longo sicuramente è un giocatore importante, ci può dare una mano, anche se da anni che non fa la categoria, però si vede che è un giocatore di qualità, di esperienza, può darci una grossa mano. Avremo bisogno un po' di tutti, diciamo, per cercare di salvarci quanto prima. Salvarci quanto prima, quindi secondo me potete farlo, soprattutto poi se torna, speriamo tutti, i tifosi, no? Soprattutto i tifosi corallini che comunque sappiamo l'attaccamento che hanno per la squadra, come sono calorosi. Quindi quanto vi mancano i tifosi allo stadio, soprattutto questi tipi di tifosi dove c'è davvero la passione, c'è il tifo, c'è l'attaccamento alla maglia? Sì, sicuramente i tifosi sono una parte importante per i giocatori, perché ti danno sempre una marcia in più quando sei in difficoltà. Un boato di un tifoso ti dà qualcosa in più. A volte, giocando partite senza tifosi, se non ci metti del tuo, a volte fai fatica se sbagli qualche prima palla. Però comunque so il calore che c'è a Torre del Greco, spero quanto prima si risolva questo problema per tornare alla normalità e far passare questo momento, che è un momento un po' particolare per tutti. Luca, è vero che non ci sono i tifosi, ma mercoledì andate in uno stadio importante come il Barbera ad affrontare senza paura questo Palermo che è in netta difficoltà, però. Sì, andiamo in uno stadio importante, squadra importante, un allenatore importante. È strano vederli così, però comunque non ci fidiamo, andremo lì sapendo di affrontare comunque una squadra forte. E quindi dovremmo non pensare ai risultati che sta facendo. E poi domenica c'è il derby in casa contro la Paganese, l'ultima da parte mia. Catanzaro, un'esperienza molto importante per te, formativa, in cui hai espresso grandi valori. Poi cosa ti ha convinto del progetto di Torre del Greco? No, a Catanzaro ho fatto 2 anni, sono stato benissimo. Il primo anno abbiamo fatto grandi cose, meno il secondo, che c'erano dei meccanismi non come il primo anno. Quindi poi pian piano la cosa è andata un po' a rovinarsi, non totalmente colpa dei giocatori, ma c'era un po' di confusione, però non tutti andavano sulla stessa linea. Quindi poi la pandemia, avevo una parola col direttore, però non, a volte le parole non vengono mantenute o cose, una parola in più, quindi ho scelto di rimanere in Campania. Mi ha chiamato la Turris, mi ha fatto piacere, la Cavese, mia moglie voleva rimanere in Campania, quindi è stata la scelta migliore in questo momento. Scusami, un piccolo déjà vu, ritorniamo indietro, riavvolgiamo il nastro e andiamo in, perché non ci credo, perché proprio quella sera abbiamo avuto in diretta, se ti ricordi, Auteri, eravamo a Salerno, e quel rigore che sbagliasti a Castellammare, se non erro, cosa ti ha detto? Perché disse che non ti aveva detto niente, non ci credo, se ci vuoi svelare tu che cosa... ti ha detto. No, te lo dico. Ho detto, Luca sicuramente mi fai questa domanda stasera, 100%. Infatti parlavo con mia moglie prima di là e ho detto, Luca mi fai sicuramente quella domanda. Vabbè, no, comunque devo dire la verità, il mister non mi ha detto niente.
cioè anzi mi ha detto, cioè uno come te, come calcia in allenamento, come calci, perché hai fatto questa scelta? Tutto qua, non mi ha detto nient'altro. Ma ricordo bene, facesti il cucchiaio? Sì, sì. Sì. Ricordo bene, ti ricordi? Sì. L'avevo cancellato. Maestro di cucchiai era Riccio, il nostro centrocampista. Ah, Vincenzo Riccio, sì. Vincenzo Riccio, il cuppino. Il cuppino, lo ricordo, in un Avellino salernitana. Va bene, io non ho altre domande. Luca, il direttore, Annibale, qualcos'altro per Luca? Salutami Fabiani che sta facendo bene, il tecnico. Fabiano che comunque sta facendo bene, e ringraziamo anche l'ufficio stampa della Turis. Assolutamente, grazie a Luca che tra l'altro ha fatto una corsa appena finita la partita per tornare a casa e dedicarsi a questo collegamento Skype con noi. Grazie Luca, bocca al lupo. Grazie a voi, buona serata a tutti. Ciao. Grazie, grazie. Direttore, Torre del Greco comunque è una realtà che, a cui si guarda con simpatia, perché è un po' la Cavese di due anni fa, no? Neofita della categoria, è ritornata dopo tanti anni e sta facendo bene. Sono solo note positive queste per la Campania? Sì, assolutamente. Loro vengono da un campionato importante che hanno vinto, che non è mai facile vincere la Serie D. Si sono calati nella nuova categoria con entusiasmo, stanno avendo dei risultati, e sicuramente poi quando fai i risultati continuano a venire, insomma, le prestazioni, e l'umore sale e tutto, insomma, va meglio. È chiaro che il campionato è lungo, all'inizio non tutte i risultati rispecchiano poi la realtà e gli effettivi valori delle squadre, non parlo per loro, parlo in generale ovviamente, e quindi bisogna vedere se loro riescono a tenere alla lunga la distanza. Infatti Braghi, la domanda che posso fare a Evaco, se è vero, se lo cercato Evaco? Vabbè, diciamo che è stata una suggestione. Il presidente l'ha contattato, c'è stato un... Sì, c'è stato un tentativo. Una chiamata. Posso intervenire, ma per dare, diciamo, esperienza, perché visto che il vostro trend è quello di puntare sui calciatori giovani, ovviamente ci vuole anche una percentuale di esperienza. Sì. Credo che Felice avrebbe assicurato questo. Sì, sicuramente, vabbè, è un nome importante della categoria, però ti dico che molto spesso, certo per adesso i risultati non ci stanno dando ragione, però noi abbiamo comunque cercato alla fine di prendere giocatori funzionali alle esigenze dell'allenatore, quindi di giocatori che attaccano la profondità, tecnicamente forti, comunque auguriamo anche a Cavese e Paganese di ritrovare questo entusiasmo che sta caratterizzando la Turris. Da oggi in poi, adesso è venuto il mister, porteremo fortuna, perché tra l'altro è la cosa giusta, Enrico Altobello è stato qui in trasmissione, ha trovato squadra, ha bagnato il debutto con una vittoria. Tu non hai chiamato in diretta due presidenti che hanno vinto? Esatto. No, ma volevo dire una cosa velocissima per agganciarmi a quello che dice l'ottimo direttore poco fa. È vero, lo diceva anche tra l'altro proprio ieri Braglia, per vedere un po' una squadra, per incominciare ad intravederla, ci vogliono minimo 8 partite. Da lì poi si incomincia a capire, e quindi voglio dire, è prematuro per tutti fare proiezioni, e quindi bisogna attendere. 66esimo sempre Teramo 2, Casertana 0, 63esimo Virtus Francavilla Catania 0-1, mentre sono all'intervallo all'Olimpico Roma Benevento sul 2-1 per i giallorossi capitolini. Noi stasera chiudiamo 10 minuti, un quarto d'ora prima, proprio per poter lasciare spazio dalle 22.45, 22.50 a Offside Serie A con il post partita dell'Olimpico. Ritorniamo sulla presentazione di Avellino Juve Stabia con le Vox ad Avellino, raccolte dal nostro Marco Festa, i pronostici dei tifosi, interviste che poi nella versione integrale troverete online sui siti 8pagine.it e 8channel.tv. Ascoltiamo i tifosi. Le sensazioni sono buone, soprattutto dopo un inizio di campionato così positivo. Abbiamo vinto due partite difficili, bene. Un avvio ottimo, io non ho mai visto l'Avellino vincere a Palermo, anzi il Palermo io pensavo che perdevamo, sinceramente. Mi è piaciuto, mi sta piacendo e spero che vada sempre così. Una grandissima partita, soprattutto perché l'Avellino mi sembra una squadra ben impostata, capace di aggredire l'avversario, ha un'ottima difesa, un ottimo portiere e probabilmente anche
gli attaccanti esploderanno. È un derby e lo dobbiamo affrontare con la giusta, diciamo così, cazzimma. Credo che l'Avellino sia come organico sia superiore. Ci vuole solo un po' di fortuna. L'ultima partita, anche come gioco, ha soddisfatto, per cui credo che sia un buon auspicio per la partita di domani. Io mi aspetto un derby giocato con il coltello tra i denti tra entrambe le squadre, perché loro sono un ottimo organico. Scendono dalla Serie B, quindi penso che vogliono tornarci sicuramente. Noi veniamo dalla bellissima vittoria di Palermo e dobbiamo anche fare i primi punti in casa, perché come sai i 6 punti dell'Avellino sono frutto di 2 trasferte come quella di Viterbo e quella di Palermo. Hanno giocatori importanti in rosa come Mastalli, che era stato anche inseguito dall'Avellino quando stava in Serie B, c'hanno Romero, un attaccante molto bravo, c'hanno Trust in difesa, allievi, una squadra importante, un mister importante come Padalino, giocano un calcio propositivo, anche se in trasferta per ora ho visto che hanno perso a Catania, hanno perso sfortunatamente direi contro il Monopoli con una papera difensiva del portiere, quindi non sono una squadra sicuramente da sottovalutare, anzi va presa con le molle. Le 3 compagini più accreditate, Bari, Avellino e Ternana, non necessariamente in quest'ordine, credo che siano gli organici più attrezzati. Vedo favorito l'Avellino nella partita di domani, anche sul, diciamo, nel corso del campionato credo che sia, lotterà per le prime posizioni. Ha cominciato molto bene D'Angelo, magari non c'è 2 senza 3, e magari Fella, il nuovo acquisto che ha cominciato, che tra l'altro è un ex Nocerina. Manca il pubblico, purtroppo il calcio è della gente, quindi fino a quando sarà chiuso per me è uno spettacolo, non è nulla di più. E va bene, chiusura con il rammarico sempre per la mancanza dei tifosi che sta caratterizzando questo inizio di campionato nell'era del Covid. Un pronostico secco, Annibale, su domani? Voglio dire una cosa, vai, vai. Che però dopo fammelo il pronostico. Velocissimo, mi maturava mentre ascoltavo questo telespettatore, che manca il pubblico, è verissimo, però io penso che quando il pubblico tornerà, secondo me bisognerà creare quella condizione di assimilare una nuova presenza, ah, sì, che manca, e quindi non lo so, potrebbe succedere di tutto. Comunque devo dire la verità, che io credo che siccome ci sono 3 derby in pochissimi giorni, perché dopo quello di domani, il 25 c'è quello con la Casertana e il 28 c'è il recupero con la Turris, cioè l'Avellino in 3 partite, in 3 derby, secondo me si gioca una fetta cospicua, molto cospicua di campionato. Credo che quello di domani sera potrà darci degli ottimi segnali, e quando dico questo lo dico ovviamente in senso più che positivo. Luca, anche con te un pronostico secco sulla partita? Ma io credo che l'Avellino deve sfruttare il fattore casalingo, quindi gioca in casa, sì, però è il terreno di gioco dove fa allenamento, quindi lo conosce bene, quindi sono convinto che con quel Fell, attenzione, perché questa è la differenza, perché una difesa, se la Juve Stabia con 2 troste allievi fa gli errori che abbiamo visto, Fella va a nozze, quindi credo che poi c'è pure maniere, quindi ecco, quindi forse uno insieme al Bari e sicuramente anche insieme al Catanzaro, che mi piace anche gli attaccanti del Catanzaro, sono il tandem d'attacco più importante, più forte della Serie C, quindi credo che l'Avellino, non me ne vogliono amici di Castellammare, credo che potrebbe vincere la partita a mani basse. Oggi in gol Evacuo e Carlini, a proposito di attacco del Catanzaro, Carlini ex Juve Stabia, Evacuo naturalmente lo conosciamo benissimo. Va bene, ci fermiamo per il secondo blocco pubblicitario, a tra poco con la terza e ultima parte di 0825 Focus C. Terza e ultima parte di 0825 Focus C, aggiornamenti dai campi del girone C, 77esimo, Teramo Casertana sempre 2-0, ricordo anche i marcatori, tutto nel primo tempo, Iotti al terzo, Ilari al 21esimo e resiste al minuto 73 il vantaggio del Catania contro la Virtus Francavilla in trasferta, il rigore di Sarao al 44esimo per ora decide la sfida Virtus Francavilla Catania, mentre all'Olimpico siamo al 54esimo, è ripresa la gara e c'è proprio in questo momento un calcio di rigore per il Benevento, che dunque al 9° della ripresa ha la possibilità di
pareggiare. Vi ricordo ancora una volta dalle 22.45-22.50 il post partita di Roma-Benevento. Direi di seguire anche un attimo l'esecuzione di questo calcio di rigore. Riepilogo: il Benevento era passato in vantaggio al quinto con Caprari, poi l'1-2 in 4 minuti della Roma, Pedro 31esimo e Dzeko 35esimo, e c'è adesso il gol del Benevento sul calcio di rigore, quindi 2-2, anche se qui, attenzione, portano... Ah sì, eccolo qua, esatto, 55esimo minuto, probabilmente è un tap-in di Lapadula perché portavano il rigore sbagliato e poi il gol al 55esimo dell'attaccante giallorosso, quindi 2-2. 2-2 Roma-Benevento, Lapadula agguanta di nuovo la Roma. Luca lo aveva detto che avrebbe segnato Lapadula, e lo devo dire. Va bene, va bene. Tapin vincente, un po' come Ibrahimovic ieri nel, esatto, derby, esatto, nel derby di Milano. E allora adesso andiamo al Simonetta Lamberti, a Cava dei Tirreni, per questo Cavese-Viterbese 0-2. Si decide tutto nel primo tempo, al quarto minuto la Viterbese è già in vantaggio con questa azione che si sviluppa a sinistra, pallone che arriva poi sui piedi di Tunkara, c'è anche una leggera deviazione di un difensore metelliano, chi era direttore che ha sporcato quel pallone? Deve essere De Franco. De Franco, e quindi pallone sporcato da De Franco sulla conclusione da sottomisura di Tunkara, e poi non tanto in influente perché spiazza un po' Bisogno, quindi al quarto Viterbese già in vantaggio, e poi qui c'è la papera di De Franco che dà il là al colpo di testa dell'ex Salernitana Rossi per il 2-0 al 34esimo minuto. Anche a Castellammare Rossi, dicevo, al 34esimo già eravamo sul 2-0 per la Viterbese, quindi tutto un secondo tempo in salita per la Cavese. Possiamo tornare con le immagini al Simonetta Lamberti. Qui i metelliani provano anche una reazione, sospinti dal capitano De Rosa. Qui invocano un calcio di rigore. Direttore? Sì, allora dalla tribuna sembrava rigore. Sembrava esserci. Però certo non ci appelliamo a queste cose. A questo. Qui. E poi sul contropiede che ha innescato la Viterbese, bravo Bisogno sulla conclusione. Punizione di De Rosa, alzata in calcio d'angolo dal portiere della Viterbese. Insiste ancora in questo forcing quantomeno generoso la Cavese, e qui ci sono le proteste di Russotto, che al 71esimo minuto si becca anche il secondo giallo e viene espulso per somma di ammonizioni, quindi fuori Russotto al 71esimo minuto. Poi entra anche Forte all'84esimo nella Cavese. Qui sono gli ultimi tentativi, ancora su un calcio di punizione battuto dalla destra da Capitan De Rosa. Qui c'è una papera clamorosa del portiere della Viterbese che per poco non permette alla Cavese di accorciare, parliamo di Daga. E poi l'ultimo tentativo mi sembra proprio di Forte, in pieno recupero, con questo colpo di testa che si stampa sul palo, anche sfortunata la Cavese. Le formazioni iniziali delle due squadre: 4-3-3 per la Cavese, Modica squalificato, in panchina c'era Facciolo, Bisogno, Tazza, Matino, De Franco, Ricchi, Cucurullo, Migliorini, Pompetti, De Paoli, Senesi e Russotto, come detto, espulso. Viterbese con Daga, Ferrani, Mbendé, Baschirotto, Simonelli, De Falco, Salandria, Urso, Bezziccheri, Rossi e Tunkara, gli autori dei due gol. Annibale. No, devo dire una cosa, che purtroppo la leggerezza di Russotto a 19, con 20 minuti sì, di gioco più il recupero, veramente è una cosa, devo dire. Poi Russotto è stato migliore in campo. Appunto, cioè, insomma, non lo so, sarà stato un fallo di reazione, di nervosismo, ma insomma bisogna stare molto molto calmi, perché insomma la partita, penso, e che fosse alla vostra portata. Sì, considerando anche quello che era stato l'avvio della Viterbese, che c'era sembrata un'altra squadra in difficoltà in questo avvio, direttore, si sperava in qualcosina di più. Però insomma vedremo se poi il lavoro di Modica uscirà alla distanza, no? Sì, sicuramente auspichiamo che nel tempo insomma la squadra possa recepire il modo di giocare del mister e possiamo uscire fuori da questa situazione. Siamo comunque all'inizio. Io credo molto nella qualità di questi ragazzi, saremo una squadra che secondo me nel tempo
si divertirà e farà divertire giocando a calcio. Poi c'è questo ragazzo Pompetti che ha preso dall'Inter, molto promettente, ragazzo che comunque dai a tecnica, si vede a classe, a numeri importanti, quindi sicuramente la squadra sui giovani non si discute, però ripeto, bisogna, come ha detto prima il direttore, bisogna trovare un'amalgama e bisogna, con quella compattezza che manca, sono arrivato un po' a mo' di puzzle questa squadra, no? È arrivato un giorno, un altro giorno, è chiaro che diciamo deve lavorare su questo il tecnico. Tra l'altro oggi c'era anche il direttore sportivo di Somma vicino, che era in compagnia con il direttore sportivo, il consulente del mercato della Viterbese, l'ex agente Zavaglia, quindi erano tutti e due seduti. Tu hai già tratto delle conclusioni per portare ad Avellino chi? No, niente, stavo parlando, voglio dire, non lo so di cosa parlavano. No, perché però, tu sei solito fare però, questi... Ma non credo di no, perché dalla Viterbese, se di sopra prende la Viterbese, dice che non vuole andare in Serie B. Viterbese è una squadra che deve... No, la Viterbese è una squadra che deve... Fino a stasera era stato diplomatico, hai visto? Sì, no, poi adesso ha lanciato subito la zoppata. La Viterbese, secondo te, non ha mai superato il centrocampo. No. È una squadra che deve sudare per salvarsi, almeno quello che ho visto, tranne Tunkarà. Ma è un po' Rossi, ma il resto è una squadra. Andiamoci migliore a sentire Facciolo e De Rosa nel post partita. Penso che l'errore individuale del secondo gol ci abbia un attimino tagliato le gambe, ma per quel che può essere la mia valutazione, la nostra valutazione, dal nostro punto di vista, il primo tempo la squadra ha espresso dei buoni contenuti e abbiamo anche creato delle situazioni importanti. Poi chiaramente ci va un po' più di determinazione e un pizzico anche magari di fortuna, perché se avessimo fatto gol il primo tempo la partita seria prima. Ma noi non dobbiamo cadere sul fatto che la squadra fosse una squadra fisica, lo sapevamo. Avevamo preparato anche la partita per fare in modo di creare dei problemi a loro, che sapevamo quali potevano essere i loro punti deboli. E poi star lì ad andare a vedere se è il campo, cioè noi non possiamo allenare e giocare pensando ai condizionali. Noi sappiamo che il campo è questo e che quindi bisogna cercare di adattarsi finché, penso, prima o poi migliorerà. E, è chiaro che, ribadisco, dopo un quarto d'ora aver subito i due gol ci ha chiaramente tagliato le gambe. Sì, abbiamo avuto questa brutta sconfitta in casa e purtroppo siamo rammaricati, perché comunque pensavamo di fare un qualcosa di meglio. Però l'unica cosa che posso dire è che dobbiamo subito rimboccarci le maniche, perché comunque giovedì giochiamo di nuovo e dobbiamo invertire questo trend negativo di questo inizio campionato. L'importanza è stare sempre con la testa alta, cercare di fare sempre qualcosa di importante, e ti ripeto, solo il lavoro ci può dare i frutti e i risultati che poi ci daranno la forza di fare un campionato importante. Altre note dolenti per la Campania arrivano da Vibo Valentia, dove la Paganese ne prende 5 dalla Vibonese. Andiamo a vedere i 7 gol della partita di ieri, è stato l'anticipo delle 15 di sabato. E allora Vibonese che passa in vantaggio con l'ex casertana Laribi già all'11° minuto, azione che si sviluppa a sinistra, il cross, il colpo di testa vincente di Laribi, battuto Fasan per l'1-0 Vibonese. Quindi subito partita in salita per la squadra di mister Erra. Di lì a poco, e ti prego Luca di essere magnanimo con Fasan, arriva il raddoppio di Statella. Non l'avevo visto, me ne vado. No, insomma, bisogna forse anche capire un momento difficile del portiere che già veniva da qualche errore nelle scorse settimane. Infatti noi scherzavamo l'altra volta che era fuori fase Fasan. Però non potrei, se lo vedesse Iezzo. Qui la combina purtroppo grossa. E vabbè, purtroppo per lui, purtroppo per la Paganese. Poi arriva ad inizio ripresa anche il 3-0 di Spina. Qui bravo Fasan a opporsi sul primo tempo. Sul primo tentativo, e poi Spina sotto misura per il 3-0. La conclusione era ravvicinata, comunque ha fatto quello che poteva. Poi Spina per il 3-0. La Paganese accorcia a metà secondo tempo, a metà ripresa, con Diop su questo calcio di rigore. Concesso dal direttore di gara, e quindi Paganese che quantomeno rientra in partita. Qui insomma gli estremi mi sembra ci siano,
va sul dischetto Diop per il 3-1. Accorcia la Paganese, a poco serve però, perché di lì a poco su un altro penalty, e questo è il fallo che lo provoca, su un altro penalty arriva il quarto gol della Vibonese ad opera di Pugliese. Va lui sul dischetto, va lui dagli 11 metri, lo para? E Pugliese al minuto 69 va a realizzare il 4-1. Aveva intuito Fasan, l'aveva anche toccata, ma non è riuscito poi a evitare il 4-1. C'è poi il 4-2 della Paganese, qui prima una chance sprecata con questa conclusione alta sulla traversa, poi arriva il 4-2 segnato da Scarpa all'esito di una azione piuttosto insistita, sotto misura Scarpa approfitta anche qui di un non perfetto portiere della Vibonese e mette dentro il 4-2. Per la verità poi la Paganese ha anche la chance per accorciare ulteriormente e a quel punto riaprire veramente la partita se fosse andata sul 4-3, però poi a chiudere i conti ci pensa questa entrata di Fasan che provoca ancora un penalty per la Vibonese, questa volta sul dischetto va Parigi, siamo al minuto 89, mamma mia, e Parigi realizza il definitivo 5-2. Eccolo Parigi, la sua esecuzione per il 5-2 Paganese. Andiamo di fretta perché siamo quasi in chiusura. Andiamoci ad ascoltare adesso anche Erra nel post partita di Vibo Valencia. Abbiamo fatto una partita al di sotto delle nostre possibilità, e quando si gioca al di sotto delle proprie possibilità e l'avversario è in palla e in giornata, si va incontro anche a queste brutte figure. Noi abbiamo fatto una brutta figura e c'è poco da addebitare singolarmente. Io direi che globalmente abbiamo fatto una pessima prestazione, io per primo, e quindi probabilmente non sono stato capace e in grado di far capire l'importanza di questa partita, visto che affrontavamo una squadra decisamente quotata. L'abbiamo visto sulla nostra pelle, ma questo lo sapevamo, ma siamo stati poco attenti, poco determinati. Sicuramente dal punto di vista dell'atteggiamento dobbiamo rivedere qualcosa, perché non è possibile e inammissibile commettere determinati errori che sono stati comunque evidenti e anche decisivi, direi. Però batterei soprattutto sull'atteggiamento globale, che non è stato all'altezza. E allora chiudiamo anche il capitolo Paganese, velocissimo Luca. Così portiere, io ti volevo fare una domanda. È vero che voi dovevate prendere, perché io ho messo questa notizia perché ero convinto che Gomis, ex Cavese, quanto c'è di vero su questa notizia? No, guarda, allora noi siamo una società che, come sai, utilizza l'under in porta per le logiche dei minutaggi. Quindi diciamo noi su Bisogno e D'Andrea sono due portieri che comunque già vengono... Però D'Andrea era squalificato oggi. D'Andrea era squalificato, che vengono già da un anno, Bisogno anche di più perché ha giocato anche in D. Quindi voglio dire, sono dei ragazzi che hanno, come tutti i giovani, possono avere degli alti e bassi, però hanno già dimostrato nel tempo di poter stare nella categoria. Quindi ti dico, noi è piena fiducia in loro, insomma. La top 11 di Luca Esposito. Andiamo a vedere stasera cosa ci propone il nostro Luca. In quattro squadre dovevo fare. Questo 4-3-3 allenato da Bucaro, allenatore del Bisceglie, Iannarilli, Ternana, Giron, l'ex Avellino Bisceglie, Rainone, Turris, Swagger, Ternana e Ciotti, Vibonese. Poi Maimone, Bisceglie, Pugliese, Vibonese, Partipilo, Ternana, centrocampo. Davanti il tridente Pandolfi della Turris, Evacuo del Catanzaro e Mansur. Ti piace, direttore, questo schieramento? Sì, è abbastanza spregiudicato come schieramento, però. Sì, spregiudicato per qualità. Un allenatore che poi non però lo è tanto. No, Giovanni bisogna considerare che Trapo non c'era, la Bar non c'era, le tre squadre giocavano alle 8:30, quindi sì, veramente... effettivamente avevi una base di poche partite. Certo, è un impegno ragionare. Non indifferente per Bucaro. Ragionare. Vediamo il borsino della giornata, chi sale e chi scende, top e flop, top il Bisceglie, ahi noi per il direttore...
flop sia Paganese che Cavese, che, ma come dicevamo, sono da rivedere. Le due retroguardie, sia della Paganese le due difese, sia della Cavese. Le due difese. Va bene, velocemente il quadro del prossimo turno. Vediamo le partite in programma nell'infrasettimanale. Secondo turno infrasettimanale della stagione. Paganese Virtus Francavilla, 21 ottobre alle 18.30, alle 18.30 del 21 anche Palermo Turris e Potenza Teramo, poi il 21, 20 e 45 Casertana Catanzaro, Catania Ternana, Monopoli Bari, Viterbese Bisceglie, Foggia Avellino, si gioca il 22 alle 20 e 45 giovedì, così come Juve Stabia Cavese, sempre 20 e 45, sempre giovedì. Direttore, se tu non fossi a Castellammare, giovedì che partita andreste a vedere? Foggia Avellino? Probabilmente sì. Annibale? Io devo dirti la verità, andrei a vedere Juve Stabia Cavese. Tra l'altro un ritorno della Cavese a Castellammare, appunto, che l'ha ospitata per tutta la passata stagione, al Menti. Luca? Io vedo mercoledì vedo la Paganese e il giovedì la Juve Stabia. Suggestiva la sfida della Turris, dicevamo prima, con Giannone al Barbera di Palermo. Bella partita, si annuncia anche Monopoli-Bari. Va bene, noi siamo in chiusura. La Roma con un altro rigore è passata in vantaggio, 3-2, Veretù al 67esimo, ora siamo al 71esimo e poi vi do anche, spero siano finali di Serie C, no, sono ancora nel recupero, sempre Teramo Casertana 2-0 e Virtus Francavilla Catania 0-1. Va bene, vi ricordo naturalmente il post partita Offside Serie A di Roma Benevento. Grazie ad Annibale Discepolo. Grazie a te, grazie a chi ci ha seguiti. Grazie al direttore sportivo della Cavese, Mario Aiello, direttore Ad Maiora. Grazie. E grazie a Luca Esposito. E ci vediamo domenica prossima. Grazie sempre agli amici di Casearia Caudina. Ci fermiamo qui. Grazie regia ad Aldo Fenizio e Giuseppe Andrita, alle riprese e al montaggio Amato Di Sunno. È tutto, arrivederci.